Grandissimo. Signor Presidente, un alto onore per me, per la prefettura, dare il benvenuto. Pochi saluti perché dei 113 sindaci che oggi non possono essere presenti. Grazie. La sua presenza è fonte di gioia per me, per la città e la provincia. Siamo con lei in questa piazza. Mi sembrava che persino la statua del nostro patrono fosse stupita e affranta per il silenzio innaturale che avvolgeva tra noi. Ma in questo silenzio ci è stata data un'occasione. Della cultura, dello sport, degli imprenditori che resistono e si reinventano, degli anziani, delle RSA che desiderano un abbraccio dai loro cari. Presidente della provincia, autorità e presenti tutti. La memoria dei cittadini cremonesi vittime del Covid è affidata al cuore di questa città, ma... Rivolgo un saluto al Presidente della Regione, al Presidente della provincia, al Sindaco e con lui ai cittadini presenti in questa piazza, all'intera città. Questa piazza ha visto trascorrere la storia di Cremona. Qui tra la cattedrale, il Torrazzo, il Battistero, il Palazzo Municipale, la Loggia dei Militi, questa storia è stata attraversata nell'anno trascorso dalla tragedia della pandemia. La storia della città e la storia della provincia di Cremona sono state, che sono raccolte e ricordate in questa piazza che mi ha vista trascorrere, sono state attraversate nell'anno trascorso dalla tragedia della pandemia che ha seminato dolore e lutti. Il sindaco poc'anzi ha ricordato le tante condizioni di vita che sono state colpite duramente dalla pandemia. Questa lapide colloca in questo luogo di storia di Cremona quello che si è attraversato, ponendo insieme, come abbiamo letto nella scritta, il ricordo delle vittime, la sofferenza dei loro familiari, l'abnegazione di chi negli ospedali si è adoperato per contrastare il virus, salvando molte vite, l'impegno di coloro che, continuando a svolgere la propria attività, hanno permesso che la vita della comunità non si interrompesse. Tutto questo viene raccolto nella lapide con il riferimento conclusivo al senso di comunità che fortemente contrassegna
Cremona e la sua provincia. Io vorrei sottolineare che questa mia visita intende esprimere anzitutto solidarietà per le sofferenze patite, ma accanto a questa la fiducia per la ripresa che si è avviata, nella convinzione che la ripresa in questo territorio contrassegnato da antica tradizione culturale, da grande dinamismo produttivo, contrassegnato anche da questo forte senso di comunità, sarà certamente veloce ed efficace. E questo è l'augurio che, insieme al saluto che rivolgo alla città, a tutti i cittadini, desidero consegnare qui in questa piazza.